Camminando lungo il sentiero della storia. È il titolo della mia pubblicazione dei quaderni montegiorgesi e sarà anche il titolo di questo nuovo appuntamento con Viarum. Parleremo di alcuni luoghi storici che si trovano lungo un sentiero situato qui a Piane di Montegiorgio. Saranno quattro i temi che tratteremo suddivisi in quattro puntate. Inizieremo a parlare dell'area archeologica di Sant'Angelo, vi racconterò la vincente battaglia di Piane di Montegiorgio tra gli eserciti di Ludovico Efroducci e il vescovo Bonafede, parleremo della storia bellissima della ormai purtroppo andata Querciabella e parleremo del nostro sacro fiume Tenna. Non mi resta che augurarvi buona visione. La mappa della parrocchia di San Salvatore, oggi parrocchia di Sant'Andrea di Montegiorgio, realizzata dai frati agostiniani nel 1924 e dove abbiamo ricavato questo antico sentiero, evidenzia che le attuali piane di Montegiorgio facevano parte della medesima parrocchia. Nella stessa troviamo scritto Piani di Margiano. Esso si identifica come un altopiano collinare, un ripiano parallelo al fiume Tenna, sovrastante la pianura dove sorge oggi Piane di Montegiorgio. La contrada Margiano è quella parte di territorio che si estendeva da Villa Fontebella fino alla contrada Castrucciari all'altezza dell'ippodromo San Paolo a Piane di Montegiorgio. Nel X secolo fonti storiografiche identificano questo territorio con la parola Murgiano, da Murgia, toponimo che deriva dalla parola latina murex, che significa murice, roccia, pietra. Lungo la parete dell'altopiano vengono alla luce formazioni di roccia calcarea, come questa. Sono degli agglomerati cementizi molto grandi che si estendono lungo l'altopiano fino al confine con la strada principale che da Piane sale a Montegiorgio. Nella mappa della parrocchia di Sant'Andrea, i frati agostiniani lungo l'altopiano hanno censito varie zone archeologiche, a testimonianza che nel territorio di Piane di Montegiorgio hanno vissuto civiltà che si sono succedute nei secoli. Cammineremo lungo un sentiero scoperto grazie alla vecchia mappa della parrocchia di Sant'Andrea e ai racconti di mio padre che riguardavano la fiera di Fontebella. La fiera di Fontebella si è svolta fino alla fine degli anni 50, istituita nel 1751 e si svolgeva con cadenza annuale il terzo lunedì del mese di ottobre. Essa si svolgeva presso Villa Fontebella e mio padre, come tutti i contadini del circondario del luogo, percorrevano questo sentiero che andremo a percorrere anche noi per recarsi alla fiera, per vendere il bestiame e acquistare i prodotti necessari per affrontare l'inverno. Il sentiero da nome Viarum ha inizio in questo luogo dove troviamo un vecchio edificio. Un tempo ospitava la chiesa dei Santissimi Santi Angiolo e Antonio Abate, chiamata anche chiesa di Sant'Angelo in Montigliano, considerata una delle più antiche testimonianze del cristianesimo nella vallata del Tenna.
L'edificio è di epoca romana, costruito tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C. Esso si trova poco distante ad un altro insediamento rustico romano, probabilmente una villa romana. La poca distanza con la villa romana non giustifica che l'edificio era pertinente alla stessa, ma in base alla sua fattura si può affermare possa appartenere ad un complesso termale, magari funzionale ad un ulteriore insediamento rustico. La presenza dei Longobardi nel nostro territorio intorno all'VIII secolo d.C. fa ipotizzare che furono loro stessi a trasformare l'edificio da sito romano a sito cristiano. Nel 759, mentre il re Longobardo Desiderio diminuiva i poteri del duca di Spoleto, costituendo i territori di Fermo in ducato, nel nostro territorio diveniva importante la presenza monastica dei Benedettini dell'abbazia di Farfa. I monaci farfensi, successivamente alle invasioni saracene che li costrinsero a scappare dal monastero di Farfa in territorio sabino nel Reatino, si stanziarono nel nostro territorio alla fine del IX secolo. Dapprima nel territorio di Santa Vittoria in Matenano, castelli che essi costruirono portandovi le reliquie della Santa Martire, poi espandendosi nei colli e nelle valli circostanti. Dal Chronicon Farfense, registro, un libro in cui sono state raccolte anni di vita farfense, scritto appunto dagli stessi monaci, apprendiamo che la presenza farfense nel territorio di Monte Giorgio risale all'anno 967, anno in cui Farfa risulta possedere una curtis denominata Santi Angeli, il luogo detto Margiano, che abbiamo avuto modo di conoscere precedentemente e che riguarda appunto il relativo al territorio cui oggi si trova Piani di Monte Giorgio. La curtis era un agglomerato fondiario con abitazioni e qui i monaci costruirono il convento di Sant'Angelo in Montigliano e, come vedremo più avanti, c'era annessa anche un'abbazia femminile, facendo supporre la presenza di molti abitanti sparsi nel territorio già nel X secolo. Successivamente i monaci colonizzarono il colle sovrastante dove oggi si trova Monte Giorgio e realizzarono un nuovo monastero con annessa la chiesa di Santa Maria in Giorgio, poi intitolata a San Francesco, dove all'interno è custodita la bellissima cappella farfense. Pochi metri di distanza, sopra una collina sovrastante la chiesa di Sant'Angelo, in contrada Morrecine affiorano in superficie reperti archeologici di epoca romana. La contrada Morrecine, toponimo che ha una sua variante dialettale morro o volgarmente muraccio, che deriva appunto da resti di mura romane che vengono in superficie in questa contrada e che costituivano e erano parte integrante di una villa rustica romana. Nel passato, in questi terreni della contrada Morrecine, sono stati ritrovati vari reperti che sono andati dispersi, tranne un busto di epoca romana raffigurante probabilmente una divinità ed è conservato nelle collezioni comunali di Monte Giorgio. Ancora oggi in superficie affiorano frammenti di ceramica e di mosaico di epoca romana. Nella parte nord-est troviamo un muro, questo muro realizzato in ciotoli fluviali. Forse era la delimitazione perimetrale della villa rustica romana. Nella parte centrale del colle che sovrasta la chiesa di Sant'Angelo in Montigliano affiorano questi nuclei cementizi ricoperti da coccio pesto, materiale che veniva utilizzato dai romani come impermeabilizzante, facendo presumere che forse sono resti di una vecchia cisterna romana che serviva per la raccolta delle acque piovane.
Inoltre affiorano questi segmenti cementizi. Forse trattasi di un vano della villa rustica romana. Sempre il Chronicon Farfense ci informa che nelle vicinanze della chiesa di Sant'Angelo e Montigliano sorgeva l'antica abbazia femminile in contrada Margiano. Attualmente non si hanno riferimenti del luogo dove poter collocare l'abbazia femminile. Anticamente il fondo terriero dove sorge l'attuale casa della famiglia del Moro e Vita che vedete alle mie spalle era di proprietà delle monache Clarisse di Montegiorgio e la stessa famiglia durante la restaurazione dell'abitazione e ha conservato queste nicchie che riportano delle iscrizioni religiose. Questo luogo a me è molto caro perché spesso da bambino venivo a giocarci e ci passavo pomeriggi interi, meriterebbe uno studio e un'attenta analisi delle tracce visibili che affiorano nel territorio. E un'esecuzione di saggi di scavo mirati possono contribuire a migliorare e a definire le conoscenze su questo sito. Il sogno è vedere la chiesa di Sant'Angelo in Montigliano restaurata e l'intera area un piccolo parco archeologico, perché essa riveste un'importanza fondamentale per il nostro territorio e per la continuità di utilizzo ininterrotta nel corso dei secoli.